Rigoroso silenzio, abbiamo osservato le due squadre entrare in campo, tutto pronto, ma prima di tutto bisogna ascoltare gli inni, l'inno nazionale che parte in questo momento. Allora, ascoltato l'inno d'Italia, dobbiamo prima di tutto andare a conoscere le squadre in campo. Iniziamo dalla squadra della Latri, che scende in campo con il numero 5 Giorgio Galuppi, 6 Diego De Santis, 7 Marco Costantini, 8 Lorenzo Briglianti, 11 Guido Marini, 12 Emiliano Bracalone, 13 Valerio Malizia, 15 Daniele Celani, con il 18 Giorgio Fiorini, classe 82, e con il 20 Giorgio Fiorini, classe 92, quindi un omonimiale per questi ultimi due giocatori. Allenatore e coach Iacozza, che andremo poi a presentare, il suo vice è Giovanni Celani. Andiamo allora a scoprire dalla servizio. Michele Massaro, 20 anni, 1,80 m, 3 metri. Jacopo Moses, 19 anni, 1,77 m, 3 metri. Giorgio Di Rocco, 19 anni, 1,88 m, playmaker. Elio Scotto, 33 anni, 1,88 m, guardia. Carlo Polidori, 19 anni, 1,88 m, centro. Giulio De Monaco, 38 anni, 2,37 m, ala. Francesco Zangrillo, 20 anni, 1,92 m, ala. Luciano Nicolai, 24 anni, 1,98 m, centro. Pablo Arrigo Rodriguez, 28 anni, 2 metri, ala, capitano. Manuel Scarpelli, 20 anni, 1,85 m, ala. Filippo Di Maio, assistant coach. Eugenio Polidori, vice coach. Giovanni Di Rocco, coach. Abbiamo conosciuto allora i 10 scelti da coach Gianni Di Rocco. È tutto pronto per vivere questo Meta Formia Basketball a Latri. Le immagini sono guidate da Tiziana Palombi. Chi vi parla è Giuseppe Capuano. Il duo arbitrale per completare le presentazioni è il signor Carrera Emanuele e Colli Federico, entrambi di Roma. Una meta che deve ricominciare a correre, una meta che si è fermata e in malo moto nell'ultima trasferta, forse quelle più importanti di questo campionato, contro Lanzio, che è lì ormai con il fiato sul collo di questa formazione che ci aveva ormai abituato forse un po' troppo con bocca dolce a vincere sempre. È arrivata una sconfitta che ha lasciato tanto amaro in bocca e coach Di Rocco ha fatto metabolizzare questo ai propri ragazzi e adesso vuole ricominciare a correre. Proprio contro l'Atri ci fu la ripartenza, la partenza nel campionato, la convinzione di poter mettere giù un bel filotto e la meta lo ha fatto nel girone d'andata. Seconda gara nel girone di ritorno casalinga, ma è la terza già nel campionato, un campionato che praticamente arriverà a primavera, bello che è concluso nella regular season, e si incontrano praticamente due squadre dagli esiti direttamente opposti. La Latri è una delle squadre tra le migliori difese del campionato, 62,8 di media di punti subiti, al secondo posto praticamente, mentre la Meta è tra i migliori attacchi del campionato, se non il migliore, con una media di 91,4 punti a partita. Cosa che va a discapito della squadra di casa è il fatto di non essere tra le migliori difese del campionato, 74 punti di media subiti a partita, quindi è un bottino abbastanza alto per quella che è però la capolista di questo campionato con 22 punti. Tutto pronto, si attende solo di conoscere i due start five di questa giornata. Andando a dare uno sguardo a quella che è la classifica dei top scorer, possiamo vedere che Elio Scotto è a quota 242 punti in 12 gare giocate, una media di 20 punti. A seguire la ruota è il suo capitano Pablo Rodriguez, 241 punti, e in quarta posizione De Monaco, 232. Staccato Nicolai al sesto posto, 184 punti a partita. Dietro una classifica che praticamente è guidata da Petrucci della Foresta Rieti, 270 punti a partita. Un Petrucci che però ha mancato forse la partita più importante, quella qui al Pala Favoccia di Formia. Cominciano a scendere in campo i giocatori Nicolai, Scotto, Moses, Furio De Monaco e Pablo Rodriguez. Questo è il quintetto scelto dalla squadra di casa guidata da coach Di Rocco. Dall'altra parte coach Iacozza
carta conosciuta del nostro golfo, fu allenatore a Gaeta nei tempi d'oro del basket gaetano. Adesso il saluto con Eugenio Polidori, i due hanno lavorato praticamente a stretto braccio in tempi passati. Un coach Cozza che ha anche esperienza a Veroli, è uno che di strada ne ha fatta e che soprattutto di basket ne mastica. Lo vediamo qui alla guida di questo Alatri, un Alatri abbastanza giovane perché la media di età è abbastanza bassa, tutti giovani che sono lì pronti per poter spiccare il volo, il tutto condito con il giusto mix di senior che male non fanno nell'esperienza del campionato. Tutto pronto per palla 2, c'è Briglianti in possesso di palla, pronto a contendere il pallone. Allora De Santis Nicolai riparte proprio l'Alatri in possesso di palla e Moses a inseguire, il pallone va per via centrale, l'Alatri chiama subito lo schema, il numero 5 Galuppi, il movimento della squadra ospite, Marini cerca il tiro da 3, ferro solamente De Monaco, può liberare la propria zona di competenza, il passaggio per via centrali, Moses deve fermare il proprio impeto, apre per Scotto, Scotto prova la penetrazione, Nicolai sotto canestro, si libera bene, apre le ali e mette dentro i primi due punti. Riparte allora Galuppi, Alatri sotto 0-2 e poi Moses, primo fallo personale in questa partita, commette fallo su Galuppi che praticamente era penetrato in aria in ottimo modo. Primo fallo per Moses, allora potrà ricominciare Alatri con il pallone consegnato a Marini. Galuppi si viaggia verso Briglianti, Briglianti prova a dubbiacare Rodriguez, non permette la penetrazione di Rodriguez, poi ancora Marini che innesca bene sotto, forse fallo di Nicolai non chiamato, può ripartire Rodriguez, Rodriguez si propone Nicolai, Scotto chiamava palla ma Rodriguez va da solo, non riesce però a centrare il canestro, ancora Rodriguez, passaggio indietro per Scotto, Scotto lungo il perimetro a 8 secondi meta per mettere dentro il pallone, Scotto non ci pensa su due volte, tira dalla distanza, ferro solamente Nicolai, anticipato allora De Santis, può mettere in movimento Galuppi, Galuppi prova la penetrazione in mezzo, scarico fuori, qui la meta si è fatta sorprendere, praticamente tutti fuori posto e Di Rocco seduto in panchina cerca un con lo sguardo i propri giocatori, Marini un altro errore, non punita la meta ma fallo da parte di Jacopo Moses, secondo fallo personale. E qui va Scotto a colloquiare proprio con Moses, secondo fallo personale per Moses, possibilità allora per De Santis per andare a due tiri liberi, primo tiro insaccato per il numero 6 della squadra dell'Alatri, seconda possibilità, ferro il pallone e poi dentro 2-2, può ripartire allora Moses, possesso di palla per lui, era stato un errore in fase di rimessa in gioco, pallone consegnato a Scotto, il Formio l'ha pagato pesantemente, fallo ma non canestro per Scotto, primo fallo personale e due tiri liberi a disposizione per Scotto, il fallo è stato commesso dal numero 11 della squadra ospite, si tratta di Bragalone, capitano Emiliano Bragalone. Scotto mette dentro il suo primo tiro libero, seconda possibilità, allora riparte la squadra da lati, 2-2 per Scotto, Galuppi nasconde il pallone a Moses, passaggio di ritorno, era stato Marini, no Bragalupi, a commettere fallo e poi qui un volè comoda comoda per un altro canestro firmato Alatri, 4-6. Scotto il pallone per Rodriguez, Rodriguez la penetrazione centrale, Nicolai si gira bene, mette dentro il pallone, c'è anche un fallo da parte di De Santis, primo fallo anche per De Santis, la possibilità allora di arrotondare Nicolai, anzi no, pallone da battere, non era praticamente in azione di tiro. Palla per Nicolai, indietro per Rodriguez, chiama le posizioni, poi sotto il pallone per De Monaco, De Monaco tutto chiuso,
alza il compasso De Monaco, ma si infortuna De Monaco, problemi per lui. Corre, denti stretti, poi De Santis non riesce ad appoggiare. Rodriguez anticipa lo scotto, ma il pallone è ancora per la meta. Il tiro di scotto, ferro solamente. E qui Di Rocco richiama il direttore di gara per un problema a De Monaco. Va in panchina De Monaco, speriamo che non sia nulla di grave. Subito dentro Giorgio Di Rocco che entra a freddo. Si siede in panchina De Monaco, abbastanza sofferente il giocatore di coach Di Rocco. Può ripartire Galuppi, alle prese con Moses, ancora Galuppi, scambia con il compagno Canotta numero 12, Bragalone, non trova il canestro, ma il pallone è ancora per la Latri. Latri che viaggia con Bragalone, ma il pallone è fuori. Bragalone qualcosa da dire al direttore di gara. Inamovibile il direttore di gara, 6-52, 6-6 tra queste due formazioni. Riparte Di Rocco a dare ritmo alla partita, cerca addirittura il tiro da tre di Rocco, ferro solamente, tagliato fuori Rodriguez, riparte Galuppi, una meta non precisa sui tiri di tre. Intanto questo appoggio difensivo mancato con Marini che innesca a dovere il compagno che va tutto solo ad appoggiare a canestro. Moses si libera di Galuppi, ancora Moses, porta il pallone nel passeggio per Di Rocco, scotto sotto per Rodriguez, Marini, secondo fallo personale anche per Guido Marini. Il play commette il suo secondo fallo personale, classe 87. Marini va in panchina, entra l'esperto Giorgio Fiorini, classe 82, play guardia, uno degli uomini di esperienza di questo Alatri. Va subito a chiedere le posizioni ai suoi giocatori. Rodriguez allora ha la possibilità di rimettere in pari le cose. Il primo tiro, pallone che si insacca. Seconda possibilità per Pablo Rodriguez, capitano di questa Meta Formia. Uno su due per lui. Il pallone che non viene arpionato da nessuno. Allora riparte Galuppi che chiama lo schema. Galuppi nasconde il pallone a Moses. Passaggio a cercare Bragalone. Il tiro, ferro solamente. Poi sotto fallo da parte di Luciano Nicolai, sbilancia De Santis Nicolai, primo fallo anche per lui. Situazione non certo felice quella dei falli in casa meta. De Santis appoggia per Briglianti, passaggio a cercare proprio Fiorini, per un attimo scotto, ruba il pallone. Fuori per Galuppi, cerca il tiro Galuppi, ferro solamente. Rodriguez taglia il campo per Scotto. Scotto si presenta al cospetto di Galuppi, prova la penetrazione, fuori per Moses. Cerca il tiro da tre Moses, ferro solamente. Di Rocco a caccia della sfera, il passaggio per Nicolai. Passaggio di ritorno lo stesso Nicolai per Di Rocco. La penetrazione sbilanciata al momento del tiro Di Rocco. Non c'è fallo sul direttore di gara. Scotto non riesce a rubare il pallone a Galuppi. Passaggio per Briglianti. Fiorini, il tiro di Fiorini dalla distanza non stilisticamente perfetto, infatti solo ferro per lui. Rodriguez, c'è Di Rocco che si è involato, il tiro di Rodriguez abbastanza approssimativo, una meta che al momento non sta giocando bene con la testa, si comincia a preoccupare Di Rocco. Galuppi prova a nascondere il pallone a Moses, ancora Galuppi, viene fuori De Santis, servito Fiorini, alle prese con Nicolai, lascia poi il compito a Scotto, poi Nicolai, ottimo pallone arpionato, prova a far volare Scotto. Scotto appoggia a canestro, semina Fiorini, 9-8, ormai voltato i 5 minuti del primo quarto. Formia mette il testa avanti 9-8. Galuppi, mentre è pronto a rientrare De Monaco. Di Rocco quasi colpito, palla avvelenata, può ripartire Nicolai. Nicolai, azione in solitaria, fallo più canestro per lui. Galuppi commette fallo, primo fallo anche per Giorgio Galuppi. Il play classe 98 Galuppi, mentre va fuori Moses, va dentro
fuori da Monaco, fuori Galuppi, punito al primo fallo praticamente da Iacozza, dentro il numero 7 Marco Costantini, classe 94. Buona personalità comunque di Galuppi, giovanissimo, classe 1998, praticamente 17 anni e già parte titolare nei primi 5. Pallone servito fuori, De Monaco chiude il varco, poi Costantini prova la penetrazione, prima azione personale per lui, Scotto per un attimo si prende il pallone, Rodriguez piede per lui, il pallone è carambolato sopra i piedi. Ripartenza della squadra ospite. Intanto viene fermato il gioco, c'è un faro che si è fulminato, una lampada ci ha abbandonato, vediamo i direttori di gara se lasceranno proseguire il gioco, non dovrebbero esserci problemi. Si riparte, Fiorini, Scotto, il blocco di Costantini, Fiorentini, il tiro della Latri che riesce a insaccare, 11-10, Scotto subito dall'altra parte, non ci pensa un attimo, il tiro appoggia dentro il pallone, Scotto, 12-13-10, 3-44, Fiorini, possesso di palla per lui, il passaggio per Costantini, dai e vai. Prova Fiorini la penetrazione, ma ha visto un fallo, Scotto, fallo di Scotto, primo fallo anche per Elio Scotto. Ah no, un fallo di un giocatore della Latri, quindi non Scotto ma un giocatore della Latri. Scotto consegna il pallone a Di Rocco, 3:27 da giocare, Rodriguez, passaggio per Scotto che si perde il pallone. Voleva il pallone un po' più lento Scotto, non si è trovato nel momento migliore per ricevere il pallone. Si riparte allora, Latri in possesso di palla, Fiorini, Fiorini sotto per Bragalone, si appoggia e mette bene dentro due punti che valgono il 13-12. De Monaco verso Scotto, prova la penetrazione Scotto, il tiro libero in movimento per lui, ferro solamente. Si libera bene la Latri e qui azione praticamente cost to cost che frutta un canestro del sorpasso, 13-14. Molto veloce la Latri in intersezione. Scotto, Rodriguez, il passaggio per De Monaco. De Monaco cerca il varco, passaggio verso Giorgio Di Rocco, prova la penetrazione Di Rocco, fuori ancora per Rodriguez, cerca la tripla dentro il pallone. 16 Formia, 14 Latri. Fiorini in possesso di palla, lo aspetta Scotto, il passaggio per Costantini, De Santis con Nicolai, un bel duello. Fiorini fa tutto solo e mette dentro il pallone, parità 16-16 a 2 minuti dal termine del primo quarto, il Formia è già al bonus. Scotto si perde il pallone ma lo riprende subito, penetrazione di Scotto, il terzo tempo, Fiorini, passaggio comodo, riparte in costo costo Fiorini, l'appoggio per il compagno e frutta il sorpasso e sicuramente troveranno un coach Di Rocco arrabbiatissimo in panchina, il giocatore della meta, 1:48, 16-18, questo è il punteggio con una squadra ospite che si è presentata praticamente senza alcun timore riverenziale al cospetto della capolista. Una Latri che praticamente ha 12 punti in meno della meta Formia, ma che comunque sta dimostrando di non essere venuto a fare una gita questo sabato al Pala Favoccia. Si fa sentire coach Di Rocco dai suoi, due azioni abbastanza rapide che hanno portato praticamente subito dall'altra parte i giocatori della Latri. Termina adesso il time out, si torna in campo. Squadre che si attardano un po' del più del dovuto. Forza,
Tutti in campo allora, c'è ancora 1:48 prima del fine del primo quarto. Ripartirà Giorgio Di Rocco. Di Rocco il passaggio per Scotto, si ricomincia proprio per il playmaker di casa meta. Scotto, le prese con Costantini. De Monaco, passaggio per cercare Rodriguez. Rodriguez di corpo, nasconde il pallone, mette dentro subito il canestro del pari, 18 pari. Riparte Fiorini. Fiorini gioca un po' con il cronometro, poggia per Bragalone, scivola Bragalone, si perde il pallone. Lo segue Nicolai, Fiorini, il blocco di De Santis, Fiorini si libera bene, l'appoggio per Briglianti. Può far altro che appoggiare Briglianti, seguendo il proprio play. Un minuto alla fine del primo quarto, in avanti c'è la Latri. Rodriguez prova a portare il blocco, non lo sfrutta Di Rocco. De Monaco, penetrazione di De Monaco, poi Di Rocco si perde il pallone. Pallone fuori, rimessa che sarà da giocare per la meta. 6 secondi a disposizione. De Monaco a battere. De Monaco. Di Rocco prova la penetrazione, il tiro, ferro solamente, De Monaco non riprende il rimballo, poi ancora Di Rocco a prendersi la sfera. Dentro, riesce a capitalizzare la meta. Un'azione a poco più. Fiorini mette in movimento i suoi. Costantini. Passaggio a cercare Bragalone. Il tiro di De Santis dalla distanza. Nicolai. Di Rocco. C'è Rodriguez da questa parte. Scotto cerca il tiro dalla distanza. Fallo su di lui da parte di Costantini. Dovrebbe essere il secondo fallo di Costantini, se non vado errato. Primo fallo, ma ci saranno tre liberi per Elio Scotto. Primo libero, ferro solamente, nulla a fare per lui, non riesce nella tripla a rate. Seconda possibilità per Scotto, ferro solamente, non c'è il canestro per Elio Scotto. Ci ha abituato sempre al 2 su 2. 1 su 2 per Elio Scotto, 21-20. Riparte Fiorini, il passaggio a cercare De Santis, ma fa un ottimo possesso di palla la squadra della Latri. C'è sempre un giocatore che riesce a liberarsi e a dettare il passaggio. Costantini prova la penetrazione. Costantini, Nicolai, passaggio a cercare Scotto. Scotto, canestro non valido per lui. Era terminato il tempo, 21-28, in avanti la meta. Si torna sul campo, pallone della Latri che subito riparte in avanti. Briglianti non riesce a centrare il canestro, chiedeva fallo Briglianti ma non è stato accontentato dal duo arbitrale. Pallone scaricato verso Di Rocco, il tiro di Rocco solo ferro. Nulla da fare per Briglianti, classe 90, ma nulla da fare neanche per Giorgio Di Rocco. Allora togliere la muffa dalle retine ci pensa Bragalone. 21-22. Di Rocco porta a passeggio il pallone, prova a proporsi Rodriguez, non trova soluzioni, poi Rodriguez ancora si prende il tiro, ferro solamente, poi sotto canestro arriva il fallo lo stesso Rodriguez. È stato Briglianti a prendersi il pallone. Lorenzo Briglianti, classe 1990, ala di 1,90 m. Briglianti, passaggio a cercare Fiorini. Fiorini ancora passaggio il pallone, poi Briglianti prova la penetrazione, ferro e poi dentro, ancora due punti targati Briglianti, 21-24. Scotto praticamente ferma al palo la meta con 4 punti degli ospiti. Rodriguez, anzi no, Nicolai si gira bene dietro per Di Rocco, un libero in movimento, pallone che si insacca.
23-24, Fiorini alle prese con Di Rocco che marca praticamente altissimo. Fiorini va all'esperto playmaker De Santis sotto il pallone, questa volta una aggancia sul passaggio. Riparte allora Giorgio Di Rocco, taglia il campo per Rodriguez. Rodriguez le prese con Briglianti, prova la penetrazione, nulla da fare, l'arbitro blocca tutto. Fallo di Briglianti, arriva un cambio, primo fallo per Briglianti, richiamato in panchina, infatti subito anche lo stesso Briglianti. Va dentro il numero 15 Daniele Celani, esordio in gara per lui. Celani ha la classe 93, praticamente non cambia nulla nello schema. De Monaco dietro per Di Rocco, cerca la tripla Di Rocco, ferro e poi nulla da fare, si prende il primo rimbalzo di questa gara Celani. Fiorini nasconde il pallone a Di Rocco, passaggio verso Costantini, fallo poi di Rodriguez. Rodriguez, ancora un fallo per lui. Si alza la paletta numero 2 per il capitano della meta Formia. 23-24, Costantini ha la possibilità di allontanare la meta. Ferro solamente. Seconda possibilità per Costantini. 1 su 2 per Costantini. Si riparte allora per Giorgio Di Rocco. Arriva De Monaco a dar manforte. Poco cercato quest'oggi De Monaco dai propri compagni. Rodriguez prova ad appoggiare, non arriva il canestro, riparte Fiorini, passaggio a cercare Costantini, De Monaco alza un muro praticamente davanti a Costantini, poi Di Rocco si perde il pallone, infrazione di campo. Bravo Fiorini a chiudere su questo pallone. 23-25, una Latri sugli scudi, è pronto ad entrare Moses. Fuori Di Rocco, dentro Moses. Cambia il play praticamente per la meta. Passaggio a cercare Costantini. Pallone di ritorno per Celani, poi De Santis. Anzi no. Bragalone, poi De Monaco, si perde il pallone. Fiorini. Costantini. Il blocco di De Santis, il tiro solo ferro, Rodriguez può liberare la propria zona di competenza, pallone per Scotto, passaggio ancora per De Monaco, passaggio in profondità per Nicolai, ma c'è qualcosa che non gira a dovere per la squadra della meta. Scotto solo ferro, Costantini là sotto era tutto solo. Fiorini tergiversa un po', preferisce ragionare con il pallone. Fiorini prova ad ubriacare Moses che lo accompagna verso il canestro, l'appoggio verso Celani. Celani sotto per Costantini, il tiro non si trova il canestro, si riparte per Moses. 23-25 a 6-41. Rodriguez prova la penetrazione, Rodriguez tutto chiuso. Fallo da parte del numero 12 su Rodriguez. Fuori Costantini. Costantini a servizio in pallone, Bragalone commette il suo primo fallo. Va dentro il numero 11 Guido Marini. Rodriguez allora per cercare di rimettere in pari le cose. Segnato pochissimo la meta da quando si è ritornati in campo. 3 punti in 3 minuti e mezzo. Rodriguez, secondo punto realizzato, 2 su 2, alza la media dei liberi della meta Formia. Pallone lo porta Marini, quindi c'è stato praticamente un cambio di portatore di palla. Fiorini prova ad ubriacare Moses.
Fiorini si libera, poi il passaggio a cercare Celani. Celani in qualche modo riesce a liberarsi, dentro il pallone per lui. Ottima azione, praticamente è passato in mezzo a un bel po' di uomini. Riparte Moses, 25-27, Formia sempre a inseguire. Rodriguez, il passaggio è per lui. Ritorno su Moses. Ancora Rodriguez, deve girarsi Rodriguez, appoggia a canestro. Ancora una volta Rodriguez rimette in pari le cose, ma Iacozza ha messo giù una bella squadra. Spesso e volentieri i giocatori della meta si trovano girati al canestro. Marini, il passaggio di ritorno di Fiorini, ancora Marini, fallo di Nicolai. E qui sicuramente Di Rocco deve cambiare la situazione, perché quando De Santis porta il blocco su Scotto, Nicolai dovrebbe uscire da dietro De Santis. Questa è una delle chiavi di lettura che dovrebbe percepire il coach Di Rocco. Marini, Celano, Celani scusate, poi Bragalone va a appoggiare dentro la sfera. 27-29, meta irriconoscibile. Riparte Moses, passaggio a cercare Rodriguez. Scotto cerca lui De Monaco, l'appoggio su Nicolai, sotto, fallo di Fiorini. Praticamente tramortito Nicolai da Fiorini, primo fallo personale della classe 82. E prima possibilità di liberi per Luciano Nicolai, secondo fallo per Fiorini. Ma Nicolai allora dai liberi, primo tiro che si insacca. Possibilità di andare sul pari allora per Luciano Nicolai. Pronto la carta Zangrillo di Rocco. Pari punti. Fuori Nicolai, dentro Zangrillo. Cambia un po' lo schema della meta. Cambia anche lo schema Iacozza. Si è fatto sentire a gran voce dai propri giocatori. Marini, passaggio a cercare Celani. Fuori il pallone per Fiorini. Tiro di Fiorini, pallone sul ferro. Zangrillo chiude la porta a Celani nel rimbalzo. Moses, fallo di Celani. Bravo Moses a andarsi a cercare anche il fallo, perché è stato bravo a imbeccare il movimento. 4-52, secondo fallo anche per Celani. Passaggio sotto per Scotto, tutto comodo. 31 punti meta che rimette in avanti il becco, sorride Iacozza, denti stretti. Pallone per Marini, ha ripreso lui praticamente la cattedra da quando è entrato in campo. Celani, passaggio sotto a cercare Bragalone, poi De Santis sempre pronto sotto canestro a rimbalzo. Ancora Bragalone, De Monaco questa volta chiude lui. Passaggio verso Zangrillo, Celani può ripartire. Moses 1 contro 3. Bragalone appoggia dentro. 31 pari. Un Formia quasi autolesionista in questo caso. Scotto si perde il pallone. De Monaco cerca l'appoggio, va al tiro. De Monaco non apre il compasso. Non in giornata al top De Monaco. Infatti è pronto già De Nicolai a rientrare. Marini, mentre è pronta già la contromossa di coach Iacozza. I due coach si sono studiati come due scacchisti di navigate esperienze. Rodriguez, passaggio al centro per De Monaco, cerca la tripla De Monaco, ferro solamente. Zangrillo si prende il rimbalzo, poi va al tiro improbabile, non si intende nemmeno con Rodriguez. Marini, Fiorini insacca dentro. 31-33. Scotto, cost to cost, che va a canestro. Voleva il pubblico un fallo di Celani, ma l'arbitro ha lasciato andare. Si riparte allora con Marini. 33 pari. Molta irruenza nella Latri, ma Formia sta facendo un po' il gioco della squadra ospite. Non va il tiro di Celani, ma tutto solo Scotto, il tiro, tripla di Scotto. Ci pensa lui a svegliare i compagni. 36-33.
Celani, passaggio per Bragalone, poi arriva Zangrillo, l'ultimo tocco di Zangrillo, dentro Nicolai, fuori Celani, fuori Bragalone, dentro Briglianti e l'altro Fiorini, il classe 97, va fuori De Monaco. Non al top della forma quest'oggi De Monaco. Briglianti, pallone per Marini, appoggio fuori per Bragalone, chiedeva il pallone Fiorini, questa volta Briglianti commette fallo, non aveva riuscito l'appoggio facile De Santis. Sicuramente infatti con i compagni proprio De Santis, Diego De Santis, classe 86, il pivot di questa squadra. Uscito fuori, ma era Bragalone che cercava il compagno, anzi Bragalone fuori, De Santis dentro, Scotto si prende il pallone, circonnaviga Marini, poi il suo passaggio è come una preghiera nel vuoto, si perde la sfera. Time out chiesto da Iacozza, 2 minuti e 07 al riposo lungo, 36-33. Al momento sta avendo la meglio la difesa della squadra della Latri e non l'attacco della Metaformia. In un palafavoccia grondante d'acqua, purtroppo ci sono delle infiltrazioni abbastanza vistose. È un peccato che la città di Formia non abbia cura di questa struttura. Vanno i due coach a dialogare con i propri giocatori. Coach Di Rocco ha un bel po' di cose da correggere nei suoi. Iacozza al momento vuole prudenza tattica dai suoi giocatori, perché veramente ha messo giù sulla carta il tecnico della Latri una partita bella e avvincente. Sarà compito di coach Di Rocco dover scombussolare i piani degli avversari. 36-33, avanti Formia di 3 punti, ma si torna in campo per giocare gli ultimi 2 minuti, quelli che portano a riposo lungo. Rimane in panca De Monaco. Andremo poi ad approfondire nelle interviste con coach Di Rocco se il problema di De Monaco è un problema fisico dovuto a malanni di stagione o c'è qualcosa che non va nel giocatore di casa Meta. E qui passi non chiamati a Briglianti. Marini, passaggio in profondità, il pallone di ritorno, ancora Fiorini, Briglianti, ancora per Fiorini. Marini vuole il pallone, prova la penetrazione, Briglianti, ma è finito il tempo per la squadra della Latri per cercare il canestro. Non è riuscita a trovare la via della retina la formazione in maglia bianca. Jacopo Moses, 1 minuto e 39, Zangrillo, passaggio per Scotto, libera l'aria, Scotto va al tiro da 3, solo ferro per lui, De Santis poi si prende il pallone. Marini, riprese con Scotto, va Marini, prova ad ubriacare l'avversario, il passaggio a cercare Fiorini, cerca il tiro Fiorini, dentro la tripla per lui. Riparte allora Moses, Zangrillo, passaggio verso Scotto, Rodriguez, il pallone per lui, l'arbitro blocca tutto, passi di Rodriguez, 36 pari a un minuto, mentre praticamente Iacozza è in continua evoluzione nel chiamare schemi i propri giocatori. Riparte Marini, 3-2 la difesa di Di Rocco, Fiorini, Scotto si prende il pallone ma purtroppo termina il campo, nulla da fare, sfera non attiva per lui. Può ripartire Marini in possesso di palla, 14 secondi a disposizione per l'Atri. Marini per Fiorini, classe 97, poi Fiorini ancora in possesso di palla, Briglianti abbatte Zangrillo, l'arbitro lascia continuare e qui sulla sirena arrivano 2 punti, 36-38, 0-33 secondi da giocare.
Scotto cerca lui la tripla, infastidito dall'avversario, si continua. Marini riparte con il pallone, c'è il tocco di Rodriguez, potrà giocare la sfera la squadra ospite con 18 secondi a disposizione. Schema chiamato da Marini, 36-38 e avanti la squadra ospite, mentre piccolo consulto volante tra i due arbitri. Piccolo briefing con il tavolo del cronometro, 36-38 il punteggio. Vediamo se arrivano cenni d'intesa. Time out. Allora Di Rocco chiama tutti in panca. Riposiamoci un attimo. 18 secondi e arriverà un cambio per la Latri. Al ritorno in campo ci sarà qualcuno che resterà in panchina. Gara un po' sottotono, potremmo dire così, per le due squadre. Con la Latri che sta comunque giocando una signora partita. Qui dovrà farsi sentire coach Di Rocco dai suoi giocatori. Scorre il minuto, due arbitri anche loro a consultarsi. C'è stato un cambio anche di arbitraggio nella gara di oggi. Doveva esserci il signor Salvatori Simone, sostituito all'ultimo minuto da Carrera. Si torna in campo. Torna in campo allora il lungo Bragalone. Va fuori Fiorini, Fiorini Junior ovviamente. Marini, 15 secondi, Scotto alle prese con Marini. Arriva il blocco di De Santis, poi sfera a cercare Bragaloni, il tiro ferro solamente, la correzione volante di Briglianti porta altri due punti che fanno segnare il 36-40 a favore della Latri. Scarpelli in campo, questa è la carta scelta da coach Di Rocco, torna anche De Monaco nei cinque che giocano, rimane in panca sia Moses che Nicolai. Si ricomincia a giocare con Di Rocco in possesso di palla, Formia che attaccherà da sinistra verso destra, primo pallone proprio per Scarpelli, il passaggio verso Rodriguez. Rodriguez va al tiro, ferro solamente, non riesce a prendersi il pallone la squadra ospite. Poi vediamo come Bragalone praticamente va a mettere il blocco anche con il pallone lontanissimo, l'arbitro blocca tutto, passi di De Santis. Bragalone e De Santis, due ottimi lunghi per coach Iacozza. De Santis è pivot, Bragalone non ha la grande. Classe 81 e 86. Tanto arrivano due punti per la meta. Marini parte lui in possesso di palla. Marini anche lui, classe 87. Passaggio a cercare Fiorini. Dai e vai con Marini. Fiorini, il blocco
Il tiro poi di Fiorini sotto il pallone praticamente è comodo per Briglianti. Il fallo dovrebbe essere di Scarpelli. Sì, fallo di Scarpelli. Primo fallo per lui, Manuel Scarpelli. Mentre arriva la carta Celani per Iacozza. Briglianti, primo libero per lui. Ferro. Tonfo del pallone quando batte sul ferro. Seconda possibilità, dentro il pallone per Briglianti, arriva il cambio. Fuori De Santis, dentro Celani. 38-41 a 9 minuti da giocare nel terzo quarto. Di Rocco vuole il movimento dei suoi. Arriva Scott a prendersi il pallone. Rodriguez, passaggio a quest'altra parte per il tiro di Scarpelli. Ferro solamente per Rodriguez, appoggia dentro. 40 Formia, 41 Alatri. Marini, possesso di palla, chiama lo schema, è preso con Di Rocco. Marini quasi ubriacante in possesso di palla, la fronteggia De Monaco, blocca tutto, la ripartenza è per Scotto, va in velocità Scotto, appoggia poi Scarpelli, si prende il fallo di Briglianti. Scarpelli non riesce a insaccare il pallone, però il numero 22. Terzo fallo di Briglianti, entra in zona pericolosa. Scarpelli non riesce a insaccare. Seconda possibilità allora per Manuel Scarpelli, ultimo acquisto di questa metà Formia. Pareggia il conto, 41 pari. Marini prova a metterla sulla velocità con Di Rocco. Passaggio per Fiorini, prova la penetrazione Fiorini, sotto il pallone per Celani, si perde la sfera Celani. Rimessa che sarà da giocare per la squadra di casa. Pallone per Di Rocco. Di Rocco chiede il movimento a Scarpelli. Scotto, ancora Di Rocco, passaggio a cercare De Monaco, terzo tempo per lui, appoggia dentro. 43 Formia, 41 per la squadra della Latri. Ha messo la freccia il gruppo di coach Di Rocco. Fiorini è preso con Scotto, poi il passaggio per vie centrali, Celani l'appoggio a cercare Bragalone, il tiro è una bella tripla che si insacca. 43 pari, c'è sempre un uomo libero. Riparte lo Scotto, il blocco a cercare Rodriguez, tutto murato. Riparte per Briglianti in velocità Scotto, non c'è il fallo di Scotto, ma Briglianti è impattato praticamente a muro, rimane a terra il giocatore, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Aiutato a rialzarsi Briglianti, si è rialzato Briglianti, nulla di grave per lui. Mentre Di Rocco è lì a cospetto di De Monaco, voleva il fallo Fiorini. Pallone solamente fuori, 14 secondi a disposizione, in avanti comunque la Latri, 43-44. Celani, passaggio a cercare Fiorini, ancora Marini, gira per Fiorini, cerca la tripla Fiorini, ferro solamente, e qui il fallo è di Scarpelli su Briglianti. Ancora un fallo per Manuel Scarpelli, secondo fallo personale, e potremmo dire che Formia sui rimbalzi quest'oggi non ha veramente vita facile. Forza, 43-44, il pallone a cercare ancora una volta Fiorini, libero Celani. Chiuso, sbaglia Briglianti il tiro, De Monaco per Scarpelli. Scarpelli appoggia il tiro per Di Rocco, poi ancora Scarpelli nella zona dove c'è Rodriguez, prova la penetrazione Scarpelli, appoggia il tiro per De Monaco, il tiro di De Monaco dentro la tripla. 46-44,
Duello a punta di fioretto tra le due formazioni. Di Rocco alle prese con Marini. Passaggio per vie centrali, Celani. Prova la penetrazione, poi giro per Fiorini. Prese con Scotto. Fiorini trova De Monaco sulla passata, poi spera che arriva Bragalone, il tiro di Bragalone. Sotto, comodo Celani. Comodissimo Celani, e qui De Monaco si arrabbia con Di Rocco. Scotto, prova la penetrazione, sfondo. Anzi no, fallo di Marini. Sembrava quasi sfondo di Scotto. Allora, Marini, fallo per lui. Terzo fallo di Marini. Mi sembrava per un attimo quasi l'idea di dare sfondo il direttore di gara. 46 pari, 6-0-8 da giocare. Si muovono i giocatori, Scotto si prende il pallone. Il terzo tempo per lui, riesce a rovesciare dentro. 48-46. Riparte Marini. Ripresa con Di Rocco, Marini. Mentre Celani se ne va via. Pallone preso da De Monaco. Il passaggio per Di Rocco. Taglia per Rodriguez. Passaggio per Scarpelli, poi Di Rocco. C'è la Scott tutto solo. Il pallone arpionato da Marini. 48-46. Prova il pubblico a sospingere questa meta che sembra claudicante quest'oggi, quasi un pugile fiorito. Scotto arriva a prendersi il pallone lui, 9 secondi, blocco di Rodriguez, il tiro di Scotto, non trova il canestro, può ripartire la squadra d'ospite della Latri. Marini, non riesce Scotto a venire in avanti, brillanti, il pallone che non riesce a essere controllato, poi Rodriguez, passaggio a cercare Scotto. Sotto per Scarpelli, appoggia a canestro il 22, 50-46, riparte allora la squadra ospite. Sotto in questo frangente, Di Rocco non riesce a rubare il pallone. Marini prova a nascondere il pallone, ancora Marini, cercare Briglianti, arriva Celani a portare il blocco su Scarpelli, Briglianti si libera bene, Celani, passaggio e dentro il pallone, azione a due. Che si conclude per punti per la squadra ospite. Scotto, pallone appoggiato da Rodriguez, si prende la sfera Rodriguez, chiuso in mezzo a due, fallo in attacco di Rodriguez su Celani. Il pallone sarà da giocare, non era fallo ma bensì fuori, allora può ripartire Marini in possesso di palla. Di Rocco commette fallo. Fallo su Marini da parte di Di Rocco. Primo fallo personale anche per Giorgio Di Rocco. Marini. De Monaco riesce ad arpionare, poi Rodriguez non concretizza lo stop. Ma buona l'azione dei due giocatori. Pallone velocissimo. Pallone che sarà da giocare allora per Briglianti. Marini in mezzo su Celani, l'appoggio poi Rodriguez, anzi Di Rocco si prende il pallone, passaggio a cercare Rodriguez, fallo su Rodriguez, stato da parte di De Santis, anzi no, Bragalone. Bragalone, primo fallo, secondo fallo per Bragalone. Potrà giocare ancora Formia, Scotto cerca il tiro da distanza, ferro solamente, e qui sono bravi sempre i giocatori del Lazio ad allontanare dal rimbalzo quelli del Formia. Briglianti, passaggio a cercare Fiorini. Fiorini, il blocco di Celani, il tiro di Fiorini dentro, una tripla che vale il sorpasso, 50-51 a 3:48 dalla chiusura del quarto. Pallone per Scotto, De Monaco, non c'è fallo, poi Fiorini porta in avanti il pallone, Bragalone, Marini si arrabbia Di Rocco, si fa sentire le sue, e poi Di Rocco commette fallo,
fallo anche di Giorgi Di Rocco, secondo fallo personale. Ci vuole una sveglia perché la meta sta soffrendo in malo modo questa squadra ospite del Lanzio. 50-51. Pallone che si insacca, seconda possibilità per la squadra ospite con Briglianti. 2-2 per lui che fa il vuoto mentale, mette dentro il pallone. Pronta la carta Nicolai a tornare in campo. Pronta anche De Santis, praticamente ad ogni uomo Iacozza appronta la contromossa. Scotto prova la penetrazione, non riesce nell'appoggio, precipita a terra Scotto, poi Fiorini, cost to cost, Briglianti, fallo più canestro per lui. 55 Alatri, 50 Metaformia. Nicolai dentro, fuori Scarpelli. È terzo fallo per il giocatore della meta che commette il fallo sul lanciato Briglianti. Briglianti può portare a più 6 l'Alatri che sta veramente giocando la signora partita qui sul campo della meta. Nulla a fare, Rodriguez libera la propria area. Di Rocco, Scotto, passaggio per Di Rocco, il tiro di Di Rocco, nulla da fare per lui. Riparte Fiorini, manda a vuoto Scotto e poi Fiorini mette un altro macigno sulla testa della squadra di Rocco. 50-58, qui Di Rocco cercherà probabilmente un time out. Scotto porta a passeggio la sfera, Rodriguez, De Monaco, il tiro di De Monaco, c'è il fallo da parte di De Santis su De Monaco. De Santis, secondo fallo personale, arriva il time out chiesto da Di Rocco. Anzi no, primo fallo personale di De Santis, quindi ancora meglio. 50-58, 2:23 da giocare, c'è ampio margine per questo Alatri che ultimamente nelle ultime azioni ha messo giù veri e propri macigni sulla testa del roster di Di Rocco. Iacozza ha messo giù veramente una partita stupenda e a questo punto mi viene da meravigliarmi a vedere questa Alatri là sotto a 10 punti. Di Rocco si fa sentire dei suoi, sembra non essere stata smaltita la sconfitta ad Anzio, le tossine sono lì e questo è il problema di quando si vince spesso e volentieri, e la squadra di Rocco ne sta soffrendo. Ci vuole una sveglia, ci vuole una vittoria, bisogna ritornare a essere il Metaformia, quella squadra che tutti cercavano di battere ma che non sono riusciti a farlo nel girone d'andata. De Monaco andrà lui a due liberi per cercare di ridurre a 6 punti il distacco. Primo tiro di De Monaco dentro la sfera. Seconda possibilità per Furio De Monaco. Due su due per lui. 52-58. Marini con tutta calma, mentre già al bonus anche la squadra della Alatri. Pallone all'indietro per Marini. Dialoga il pallone Alatri lungo il perimetro. Fiorini cerca la tripla dentro. Altri 3 punti. E c'è sempre un uomo libero. 61-52, più 9 Scotto. Riprese con Marini, vuole l'inserimento dei propri giocatori. Il blocco, Scotto va alla penetrazione, l'appoggio a canestro, 2 punti che portano a 54 la meta, 61 la squadra ospite. Marini in possesso di palla, 1:42 il riposo intermedio. De Santis
appoggia dietro per Briglianti, c'è libero Marini, preferisce passare per Bragalone, arriva ora la sfera a Marini, è libero De Santis là dietro, il tiro ancora da tre, dentro per Fiorini, vera e propria guest star, tira solo da tre e li mette solo da tre. Di Rocco, più 10 adesso per la squadra ospite, Scotto dentro la tripla anche per lui, 57-64, più 7 per Alatri, arriverà un cambio per la squadra ospite, Marini, Briglianti, passaggio a cercare Bragalone, poi da fondo di Briglianti, canestro ancora per Alatri, si riparte con Di Rocco, passaggio verso Scotto, prova a dubbiacare gli avversari Scotto, poi Rodriguez, distanza siderale per lui, ferro solamente, Nicolai non riesce a prendersi il pallone sotto, si toglie la giacca Di Rocco, arrabbiatissimo con i suoi, Fiorini, Briglianti, possesso di palla per lui, manda vuoto Scotto, poi Fiorini, altro scambio del cliente, ferro solamente, si prende il pallone Di Rocco, lungo la verticale per Scotto, va all'appoggio Scotto, appoggia dentro il pallone, 59-66, termina il quarto e qui Di Rocco va a cercare proprio Rodriguez, discutono i due, 59-66. Dieci minuti per domare questa Alatri, il pallone giocato dalle maglie bianche, Bragalone, il passaggio per Costantini, Rodriguez si prende il pallone ma è fuori la sfera, sembra rinvigorito dal piccolo stop Rodriguez, c'è stata una piccola discussione con Di Rocco ma fa parte della tensione agonistica, ci può stare in questi momenti. Il tiro intanto ancora tre punti di Bragalone, punisce pesantemente dalla distanza la squadra ospite, rimette il più 10, Scotto si prende il pallone, Rodriguez la penetrazione, fallo, fallo su Rodriguez da parte del numero Briglianti, allora parte del numero 8 Briglianti, quarto fallo personale di Briglianti. Non è Briglianti a commettere fallo, ma bensì De Santis, credo. Tanto Rodriguez mette dentro il 60° punto per Formia. Seconda possibilità per Rodriguez. Dentro il 2 su 2. 61-69. Riparte Fiorini. Fiorini, possesso di palla. Appoggia su Bragalone. Ancora Fiorini. Passaggio a cercare Bragalone, il tiro di Bragalone dalla distanza, ferro solamente, Di Rocco può prendersi il pallone, c'è Scotto che chiama la calma, Rodriguez, passaggio a cercare Nicolai, Nicolai si appoggia, non riesce a trovare la via del canestro, pallone per Fiorini, 61-69, Briglianti, ancora possesso di palla per la squadra del Lazio che prova a scaricare il cronometro, Fiorini porta a passeggio la sfera, va per vie centrali, fallo, fallo commesso da Scotto, terzo fallo personale di Elio Scotto, anzi no, probabilmente Giorgio Di Rocco, riparte il pallone per la squadra ospite, Fiorini taglia a cercare Costantini, all'indietro per Bragalone, Fiorini prova per vie centrali, il passaggio ancora per De Santis, l'arbitro annulla tutto, 3 secondi in nella campana per De Santis, nulla da fare, pallone per Rodriguez, Rodriguez porta a passeggio il pallone, poi De Monaco in mezzo per Nicolai, Briglianti fuori per Scotto, tripla dentro, 64-69, meno 5, 8:29:20 da giocare, Fiorini, Costantini, Bragalone,
De Santis. De Santis poi appoggia su Costantini. Fallo di Scotto. L'arbitro blocca tutto, ha visto un fallo di Scotto. Fallo di Elio Scotto. Si alza la paletta numero 3 anche per lui. Ci sarà il pallone da giocare per la squadra ospite, avanti di 5 punti. Costantini mette in movimento Fiorini. Bragalone. Fiorini ancora. Fiorini all'indietro per Biglianti. Costantini. Il tiro ferro solamente. Nicolai si prende il pallone. Fallo di Fiorini. Mezzo fallo anche di Fiorini. Anzi, il secondo fallo di Fiorini. Si ripartirà con Di Rocco in possesso di palla. Scotto vuole il movimento dei propri giocatori. Ancora Di Rocco. Di Rocco va poi al tiro. Rodriguez si prende il pallone. La presa con De Santis, l'appoggio sotto per Nicolai. Va al tiro Nicolai, il pallone che non lo premia. Di Rocco fuori per Scotto, era libero Rodriguez. Il pallone arriva, lo stesso Rodriguez, fallo di Costantini. Secondo fallo per Costantini. 64-69 che non cambia al momento. Sale solo la quota falli per la squadra ospite. De Monaco per Scotto. Di Rocco. Greco-Romana per De Monaco, che riesce ad andare al tiro forzato, ma nulla da fare contro Bragalone. Fiorini forse passi. Scotto si prende il pallone, può ripartire contro Fiorini. In sacca Scotto, 66 Formia, 69 la squadra ospite, solo 3 punti per Lazio, mentre per la Latri, scusate. Ne ha messi dentro praticamente 7, la metà Formia. Ma ci sono dei duelli diretti sotto canestro che vanno forse certe volte al di là dell'illecito, del lecito in campo, perché praticamente De Monaco e il diretto avversario si sono trovati prima praticamente abbracciati, quasi a fare un valzer, e questo l'arbitro deve guardarle queste situazioni, perché nel basket non si può concedere nulla alle due squadre, perché praticamente rischi di perdere il senno della partita. Si torna in campo, allora, terminato il time out, 66-69. Vedremo se Iacozza è riuscito a bloccare l'inerzia della squadra di casa. Pallone per Costantini. De Santis, ancora Costantini. Sotto per Briglianti. Preferisce uscire fuori Briglianti. Prova la penetrazione. Passaggio verso De Santis. L'arbitro blocca tutto, il piede era fuori. Potrà ripartire Formia. Sotto di 3 punti. Pallone per Di Rocco. Di Rocco segna il pallone a Scotto. Ancora Rodriguez, prova la penetrazione Rodriguez, l'arbitro blocca tutto. Fallo di Costantini, terzo fallo personale anche per Costantini. Solo Briglianti in zona rossa. Al bonus adesso la squadra della Latri. Sfera che arriva a Di Rocco. Scotto si prende il tiro da distanza siderale, ferro solamente. Sotto un bel duello, lo perde per via del fallo Nicolai. 6 e 20 da giocare, potrà ripartire Alatri in possesso di palla. Fiorini chiama lo schema ai suoi. Pallone per Costantini. Di Rocco
sotto a cercare De Santis, non è riuscito la squadra di casa a chiudere, poi Costantini, poi la penetrazione sotto ancora per De Santis, si perde il pallone fuori la sfera, 66-69, non cambia, riparte Di Rocco, pallone per Rodriguez, passaggio fuori per De Monaco, dai e vai, ancora Rodriguez, è tutto chiuso su Briglianti, fuori per Di Rocco, prova la penetrazione Di Rocco, allora il tiro in elevazione ma non trova il canestro Di Rocco, Fiorini porta a passeggio il pallone, Fiorini impatta contro un paio di avversari, Costantini, poi ancora Fiorini, esce fuori De Santis ma preferisce servire Briglianti, ancora Briglianti, c'è il fallo di Di Rocco, quarto fallo personale anche di Giorgio Di Rocco, arriva la carta Moses. Dentro Moses, fuori Di Rocco, anche per cercare di sfruttare poi negli ultimi minuti un galvanizzato Di Rocco. Giunta anche al bonus la meta. Riparte Fiorini, passaggio per De Santis, l'appoggio per Costantini. Costantini riesce comunque nell'appoggio per Fiorini, prova la penetrazione Fiorini, De Monaco alza la barriera, poi Fiorini arriva a prendersi il rimbalzo sotto, porta a passeggio la sfera. Briglianti, dietro per Fiorini, Costantini, prova la penetrazione, l'allungo, tutto chiuso, De Monaco si prende la sfera, passaggio per Rodriguez, siamo lì ma non cambia il risultato, Scotto, prova la penetrazione, c'è fallo, fallo di De Santis, De Santis commette fallo, il suo terzo fallo personale, tanto fuori Costantini, anzi quarto fallo personale di De Santis, fuori Costantini, Scotto, la possibilità ancora di mettere punti in cascina per cercare questo recupero, pallone che palla ma che alla fine entra, seconda possibilità per lo Scotto, 2 su 2 per lui, riparte il pallone, 68-69, Marini in possesso di palla, 4-51, finale a Fulmicotone, Briglianti, Bragalone può tirare tranquillo dalla distanza, ferro solamente, Moses si prende il rimbalzo, può mettere la freccia alla squadra di Rocco, De Monaco, Rodriguez, distanza siderale, dentro il pallone, tripla, 71-69, completata la rimonta per la squadra di casa, ma adesso bisogna mettere giù un allungo e allontanare questa Latri, che ha dimostrato di non essere mai doma, di essere una grande squadra, Moses non riesce a impossessarsi del pallone, Briglianti, prova la penetrazione, il tiro, fallo di Nicolai, fallo di Luciano Nicolai, terzo fallo personale di Nicolai, liberi a disposizione di Briglianti per rimettere in pari le cose, va al tiro Briglianti, dentro il pallone, freddezza per Briglianti quanto va dalla linea dei tiri liberi, secondo tiro, pallone dentro, 71 pari e per la prima volta potremmo anche assistere all'overtime in questa stagione qui a Formia, Moses, Scotto, il passaggio a cercare Nicolai, Nicolai praticamente ancorato, mette dentro, chiedeva il fallo Nicolai, nulla da fare, 73-71, Marini, Briglianti, prova la penetrazione, Bragalone appoggia, anzi no, pallone che non entra, Moses porta in avanti la sfera, Moses, poi Scotto cerca la tripla, pallone che non arriva a canestro, riparte Marini, 73-71, 3-20 da giocare, Marini alle prese con Scotto, arriva De Santis ad appoggiare, Scotto, Fiorini riesce ad appoggiare su De Santis, De Santis va al gancio, Rodriguez si prende il pallone, libera la zona, può ripartire ancora la squadra della meta, Rodriguez pronta la carta di Rocco, ancora Rodriguez in solitaria, c'è il blocco di De Monaco, esce fuori Bragalone, poi De Santis, Rodriguez ancora a distanza, tripla del capitano,
76-71. Si sono guardati, ma non ha parlato Rodriguez con Di Rocco. Dovrà smaltire prima la tensione agonistica di Rodriguez. Dentro il canestro della Latri, 76-73. Moses in possesso di palla. Moses consegna il pallone a Nicolai. Dai e vai. Poi ancora Moses, va al gancio sotto, trova due punti. 78 meta, 73 Alatri, due minuti da giocare. Fiorini, non riesce Moses a rubargli il pallone. Brillanti, appoggia a canestro. 78-75, Scotto, Moses porta a passeggio la sfera, finale incandescente. Scotto prova la penetrazione. Scotto, terzo tempo per lui, fallo più canestro. Marini commette fallo, quarto fallo personale di Marini. Arriva il cambio, dentro Di Rocco, fuori Nicolai. Questa è la carta scelta da coach Gianni Di Rocco. 80-75. Scotto ha la possibilità di allontanare a meno 6 gli avversari. Il tiro di Scotto, pallone dentro, 81-75. Riparte De Santis, Marini, 1-54. Iacozza pensa al time out. Brillanti, ancora Brillanti, le prese con Di Rocco. Passaggio a cercare Marini, prova la penetrazione, fuori ancora per De Santis. Il tiro di De Santis, Scotto si prende il pallone. Rodriguez va a canestro, trova il fallo di Fiorini. Quarto fallo anche di Fiorini. Praticamente tutti i giocatori simbolo della Latri sono a quota 4 falli. Anzi no, terzo fallo di Fiorini. Rodriguez, due liberi a disposizione. Iacozza chiama il time out. Ferro solamente per Rodriguez. 81-75, tutto il Formia era annicchiato in difesa. 1 su 2 per Rodriguez, arriva il time out, tutti in panca. 1-34, 82-75. E qui si decide tutto all'ultima mossa, perché Iacozza sicuramente adesso andrà a mettere sulla sua lavagnetta lo schema che vuole dei suoi giocatori. Una Alatri che ha visto tornare in fiamma un rabbiosissimo Metaformia. 82-75. Secondo me Di Rocco, se poteva mettere gli scarpini, avrebbe giocato lui questa gara, perché veramente nervosissimo il coach. Non ha avuto forse le risposte che voleva da alcuni giocatori e a un certo punto non l'ha mandato a dire, soprattutto al suo capitano, uomo simbolo. Ma Rodriguez al momento sta rispondendo per le rime, perché ha messo dentro due triple che hanno rilanciato questa meta. Se è capitano, un motivo ci deve essere, lo sta dimostrando Rodriguez. 82-75. Marini si riparte per questo ultimo pallo. Marini, il pallone per Brillanti, ancora Marini. Prova la penetrazione per vie centrali, poi Bragalone, prova la penetrazione Bragalone, Marini, arriva Moses su Marini, commette fallo di impeto. Moses manda dalla lunetta Marini. Terzo fallo per Jacopo Moses. Allora Marini aveva a disposizione due liberi per salire a 77. Va Marini, primo tiro, pallone dentro, 76 per Alatri. Seconda possibile ancora per Marini, pallone che balla ma alla fine si insacca. 2 su 2, 82-77, riparte Di Rocco, Brillanti. Su Giorgio Di Rocco, il passaggio verso Rodriguez,
mettiamo lo schema suoi, voleva il blocco, arriva adesso De Monaco, passaggio di Rodriguez, non riesce a trovare compagni, Marini, passaggio per Bragalone, in verticale per De Santis, ancora Briglianti, Briglianti con De Monaco, perde il pallone, perde anche la sfera, la formazione dell'Alatri, 82-77, meno di un minuto, Bolgio del pala, Favoccia. Mirocco, Scotto, la ripresa con Marini, Scotto, l'accelerazione, cerca la solitaria, nulla da fare per lo Scotto, può ripartire Fiorini, passaggio in verticale, a cercare Bragalone, Marini va al tiro, ferro solamente, Moses libera la zona, in due su di lui, Marini commette fallo, quinto fallo personale per Marini, dovrebbe terminare qui la sua gara. No, quarto fallo di Marini. Moses, possibilità di allontanare gli avversari quando il cronometro dice meno 27. Moses, ferro solamente. Arriva Di Rocco, quasi a voler ricaricare Moses, poi deve ritornare indietro. Vuole la difesa Gianni Di Rocco. 1-2 per Moses, time out per Riacozza, 83-77. Meno 6 con 27 secondi a disposizione. Ci vogliono due triple. Pallone bloccato immediatamente dopo aver segnato. Il coach chiederà ai suoi l'impossibile, ma può starci nel basket. Un gioco che ci ha insegnato veramente cose anche a volte assurde. Deve giocare anche con gli errori della meta Iacozza. Questo è un coach che è allenato addirittura in Serie B, perché non mi ricordo se Iacozza era a Gaeta nella Serie B, ma è un allenatore che ha la sua esperienza anche a Veroli, ha fatto la seconda, ha fatto tantissimo settore giovanile Iacozza, è un coach di tutto rispetto. Due maestri del basket e questa partita lo ha dimostrato al di là di quello che accadrà. Grandissimo rispetto tra i due coach. Briglianti, possesso di palla per lui, 83-77. Scotto si prende il pallone, è fuori per la sfera, scarica solo un secondo, ancora Briglianti, si ripete con Bragalone, cerca la tripla, pallone che non trova nemmeno il canestro. Questo è quasi un canto del cigno, vediamo se Formia riuscirà ad allontanare ancora di più. Il canestro di Formia adesso taglierebbe le gambe. E qui Briglianti sfrutta il suo ultimo fallo, almeno che non mi smentirà il tavolo. Anzi, sì sì, arriva il quinto. Quinto fallo per Briglianti. Termina qui la sua gara. Onore a Briglianti che comunque ha giocato una gara stupenda. Ma onore a tutti i ragazzi della Lazio perché hanno fatto una prestazione sugli scudi. Un canestro di Rodriguez potrebbe allontanare gli spettri. Dentro il pallone, 84-77, più 7 Formia. Secondo tiro di Rodriguez, niente da fare per lui. Si riparte allora con 20 secondi. Marini cercherà la tripla sicuramente. L'Alatri, Bragalone cerca il tiro, ferro solamente. E qui scorrono i titoli di coda. Rodriguez, Fiorini blocca l'avversario, può farlo, ha falli a sua disposizione. 84-77 a 7 secondi dalla fine. Onore a questo Alatri, 10 punti in classifica, ma non rispettano quello che è il valore della squadra di Coach Iacozza. Battuta solamente dal ritorno di fiamma rabbioso di questa meta Formia, che per lunghi tratti ha visto l'avversario in avanti. Grande risposta sul campo. Tanto Rodriguez fa 0-2. Marini, 5 secondi. Scotto chiude ancora il varco, 3 secondi. Indomito questo gruppo in maglia bianca. Bragalone si ferma lì, dice la palla è qui, fermi tutti. Basta così. 84-77. Che partita! Entrambe le squadre hanno arrotondato le proprie medie.
chi in meglio e chi in peggio, ma può essere contenta la meta perché vince e ricomincia a correre in classifica, prima ancora in solitaria a quota adesso 24 punti, rimane fermo a 10 la Latri, a pari punti proprio con la Sera Pocaeta. Bello il 5 dato da Rodriguez a coach Di Rocco, segno che una volta che è arrivata la sirena finisce tutto lì e sì, è sempre tutti insieme. Io ringrazio Tiziana Palombi che ha guidato la parte tecnica di questa bellissima partita e la linea va sul parquet. Di Rocco e Moses, una gara stupenda per quello che si è visto da sopra gli spalti, con un Formia che è riuscito alla fine a rientrare. Giorgio, è sembrata forse più dura di quello che poteva essere sulla carta? Sì, diciamo che loro venivano qui per vincere, però noi diciamo che vedendo la classifica uno si può disorientare. Però siamo nella seconda parte del campionato e quindi tutte le squadre verranno qui e troveremo squadre in trasferta che vorranno vincere o per punti playoff o per zona retrocessione, quindi ogni partita sarà una battaglia ancora di più che precedentemente. Jacopo, un Formia che aveva bisogno di ritornare a vincere perché ci si era abituati, lo stop di Anzio è stato forse fin troppo brusco. Sì, lo stop di Anzio è stato fin troppo brusco, ma serviva perdere una partita tra virgolette se proprio si doveva perdere, perché così siamo tornati coi piedi per terra, abbiamo capito di non essere invincibili e che possiamo cadere anche noi. Vincere in questo modo poi oggi, cioè recuperando uno svantaggio, dimostra che ormai Anzio è dimenticata e guardiamo al futuro con un sorriso. Prossima trasferta si va a Roma e qui Formia deve cominciare a mettere di nuovo le distanze dalle avversarie. Sì, la prossima trasferta è contro il Borgo Don Bosco e sicuramente sarà una partita ostica come l'è stata l'andata qui. E ovviamente sì, i punti in trasferta a girare intorno valgono doppio perché anche a pari punti poi possono valere differenze canestro, quindi vincere sarà importante e vincere con un certo margine ovviamente fa sempre bene. Giorgio, è stato secondo me un duello tra i signori del basket perché i due coach avevano un pedigree di tutto rispetto, ma i giocatori hanno dovuto metterci forse il doppio della grinta di quella che era degli allenatori. Sì, queste partite si vincono, come hai detto bene tu, con la grinta, la tecnica viene dopo, bisogna metterci cuore, anima e poi chi resiste fino all'ultimo la vince. Coach Di Rocco, permettimi un incipit, vanno fatti i complimenti a coach Iacozza perché io questa l'ho chiamata la partita dei signori del basket perché si sono trovati di fronte due strateghi, due persone che hanno un curriculum di tutto rispetto e l'hanno dimostrato sul campo stasera. Mi dispiace non averlo avuto qui ai miei microfoni perché volevo fargli i complimenti ma è scappato via prima dell'intervista, quindi questo è un incipit che andava fatto e un saluto va a coach Iacozza. È stata una bellissima gara. Il tuo Formia è riuscito a rientrarci alla fine, dopo quel minuto, tra virgolette, di follia? Ma sai, io penso che è stata una partita come saranno tutte queste altre che andremo a giocare, perché rispetto alla terza di andata, la Latri sicuramente è un'altra struttura, perché adesso anche Giorgio Fiorini, giocatore che insomma ha un curriculum in serie superiore, ma poi come hai detto tu si vede la mano insomma, del lavoro svolto da coach Iacozza che sicuramente ha potuto migliorare l'assetto, la struttura e soprattutto l'organizzazione di squadra, quindi complimenti giusti. Noi sapevamo che sarebbe stata una partita, io a quelli che mi dicevano che noi ci dovevamo riscattare da Anzio facendo i muscoli, mostrando la voce grossa, io ieri sera nel discorso del venerdì ho proprio detto il contrario, ho detto noi
affronteremo una squadra e non dobbiamo pensare a quanto riusciremo a metterli sotto, noi dobbiamo pensare a se riusciremo a metterli sotto, e così è stato. Ma perché? Perché insomma credo saranno partite tutte dove le squadre avranno degli obiettivi, sai, qui l'ultima retrocede diretta, penultima, terzultima e quart'ultima fanno i play-out e quindi siamo a 4, più 4 che sono nei play-off, restano solo due squadre, quindi una fascia misera di zona franca, e quindi tutti sono coinvolti a fare tutto e pertanto ognuno ha i propri obiettivi e come tu ben sai nella parte finale della stagione tutti giocano con maggiore organizzazione perché hanno lavorato per più tempo, tutti giocano il proprio obiettivo e nessuno vuole perdere. Pertanto noi siamo consapevoli di questo, poi il campo è impietoso, ti mette di fronte ai tuoi errori. Se tu fai errori, anche se sei la capolista, o ti chiami De Monaco, o ti chiami Rodriguez, o Di Rocco, o Scotto, ma se fai errori gli avversari, qualsiasi essi siano, vanno avanti nel punteggio. È giusto, e la pallacanestro è anche bella per questo motivo, perché se tu sbagli, come hai detto tu, fai un minuto di cattiva gestione, impressionante gli errori che abbiamo commesso, quelli ti puniscono. Poi viceversa, se fai 7 minuti di difesa forte e chiudi la saracinesca, come amo dire io, attacchi le penetrazioni, prendi i rimbalzi, fai le chiusure, automaticamente poi ti dimostri capolista, vai in attacco, talento e finisce la partita. È mancato un po' il talento di De Monaco ai rimbalzi e forse un po' di fortuna in più nei tiri da tre, perché la squadra ospite ne aveva forse anche da casa, invece oggi è mancato quel piglio in più da tre. Sì, sì, dai, è così. Loro dal perimetro ci hanno fatto veramente vedere una grande performance. Sicuramente sono stati molto performanti da tre, direi hanno avuto, stavano tirando col 58% a metà partita loro, e quindi complessivamente tra due e tre, pertanto stavano tirando con altissima percentuale, però complice probabilmente il fatto che noi eravamo abbastanza così poco attenti sul perimetro, sui tiratori, sui giocatori che chiudevano, non avevamo misura, non avevamo posizionamenti giusti e gli spostamenti in difesa sono stati abbastanza così approssimativi, però come hai detto tu loro sono stati bravi. Noi diciamo siamo felici per la vittoria, io non devo ricercare il gioco perché siamo alla giocheremo la quarta, diciamo la quarta di ritorno, quindi noi siamo così, noi abbiamo delle caratteristiche che se le mostriamo ci esaltano, se loro, gli avversari, ci fanno tattica giusta e mettono a nudo i nostri difetti, chiaramente quelle caratteristiche lì vengono oscurate, ma credo che questo, come hai detto tu, gli strateghi, Alessandro giustamente ci ha messi in difficoltà, bravo Alessandro, complimenti. È una squadra che si merita di lottare, credo, si merita di lottare non per la retrocessione, ma di meritare, di meritare un posticino migliore e lottare per almeno un quarto posto. Ecco. Prossimo incontro si va a Roma, a Borgo Don Bosco, una delle antagoniste di questo campionato, un'altra formazione che va presa per le molle e va presa non sotto gamba. Sì, noi adesso abbiamo Borgo che domani giocherà a Gaeta, io andrò a scrutinarli, a osservarli, probabilmente li conosciamo, credo che sia una squadra che ha avuto un po' difetto di tenuta, di risultati, poca continuità, però io qui la ricordo all'andata come una squadra molto tenace, che gioca in 10, con molte rotazioni, con giocatori tutti quanti con una buona personalità offensiva, ben allenata, quindi direi che sarà probabilmente, dico, una partita difficile per noi che dovremo preparare bene. Adesso ci leviamo un po' le ferite di questa partita, perché direi che ci sono state diverse situazioni faticose che abbiamo dovuto gestire. Ho dovuto tenere in campo Rodriguez e Scotto per 40, quindi dobbiamo gestire anche un po' l'aspetto fisico adesso, perché come tu ben sai
Adesso tutti, adesso sono tutti i parametri che vanno attenzionati, quindi io credo che non c'è niente di facile, e quindi siamo pronti, cercheremo di fare ancora bene come abbiamo fatto, e speriamo di poter fare una finale di stagione all'altezza e così posizionarci nella migliore possibile posizione, nella possibile come dire, griglia migliore. E poi vedremo di che cosa saremo capaci. Ci vediamo a San Valentino. Bene, grazie e buona serata.